Zona Sud 2015. Benvenuti a questo primo appuntamento di una serie che ci condurranno verso la seconda edizione del torneo internazionale Etna Sud. Il torneo nasce da una mia idea, cioè di mettere a confronto le migliori realtà giovanili, i migliori giovani calciatori del Sud Italia e della Sicilia in particolare, con appunto le migliori realtà professionistiche del Sud Italia. Dopo il successo della prima edizione nel 2014, abbiamo scelto di continuare su questo progetto, una prima edizione che ha visto ben 22.000 collegamenti sul sito per le partite in diretta streaming nei 4 giorni dell'evento. L'evento della prima edizione si è svolto dal 28 al 31 di maggio, appunto del 2014. Hanno preso parte 8 formazioni: il Palermo, che poi è risultato vincitore della prima edizione, la Regina Calcio, finalista insieme al Palermo, il Catania Calcio, la rappresentativa allievi della provincia di Catania, il Belpasso, il Ragusa Calcio e dall'estero l'FC Onca da Helsinki, dalla Finlandia, e l'FC Valletta da Malta. I comuni coinvolti nella prima edizione sono stati il Belpasso, che ha visto l'apertura del torneo con la partita inaugurale tra Palermo e rappresentativa allievi FGC, vinta a sorpresa dai catanesi, e la finalissima tra Palermo e Regina, appunto vinta dai rosanero per 1-0 con gol di Grillo. Gli altri comuni coinvolti sono stati il comune di Ragalme, il comune di Nicolosi, il comune di Mascalucia e l'impianto sportivo di Trecastagni. Per la seconda edizione, dal 28 al 31 maggio 2015, sono stati confermati i comuni della scorsa edizione, quindi Belpasso, Mascalucia, Ragalna. L'impianto sportivo di Trecastagni si è aggiunto quest'anno il comune di Pedara, il comune di Zafferana e, sorpresa, la finalissima verrà disputata allo stadio Tupparello di Acireale, il quinto per capienza della Sicilia. Per la seconda edizione abbiamo deciso di raddoppiare il numero dei club partecipanti all'evento. Da 8 si passerà a 16. Prenderanno parte a questa edizione il Catania Calcio, non poteva essere diversamente, la CR Messina e il Trapani Calcio, l'FC Crotone, il Cosenza Calcio, l'SS Ischia e Isola Verde. A queste si affiancheranno l'FC Valletta da Malta, il Calcio Sicilia da Palermo, lo Sport Village Tommaso Natale, attualmente campione in carica della categoria allievi per la Sicilia, la ST Atena Agrigento, la ST Mussomeli, il Belpasso Calcio, il Ragusa Calcio, la Villese Calcio, campione in carica dalla Calabria, appunto per la categoria allievi 2014, il Real Cosenza. Le 16 squadre saranno divise in 4 gironi da 4 squadre. Il primo giorno assisteremo a 8 gare, il secondo a 16. Dal terzo giorno inizieranno le fasi finali. Prima di darvi appuntamento al prossimo Focus, in cui andremo a far visita ai campi di calcio che ospiteranno l'evento, vi ricordo che anche per quest'anno il torneo sarà visibile, tutte le gare saranno visibili in diretta streaming collegandosi dal sito www.torneoetnasud.it, e da quest'anno per highlights, news e curiosità sarà possibile consultare il sito sotto il cielo rossoazzurro.it. Quindi non resta che dirvi ancora una volta buon calcio a tutti e Road to Etna Sud 2015.